Okay, buongiorno. Good morning. Questo è un panel della Cisco che è stato presentato anche in lingua inglese, anzi è stato presentato come proposta in lingua inglese. Saluto tutte le persone che sono presenti e dirò quindi alcune cose in italiano e in inglese. Il panel si chiama Football Cities in Global Perspective, Sport Clubs, Shaping of Identities and Urban Divides. Abbiamo qui una serie di studiosi con cui abbiamo cominciato a collaborare. C'è Pierangelo Castagneto che si occuperà di Buenos Aires, Valentina Fedele che si occuperà di Algeri, Lucas Zizzi. Zipsios di Thessaloniki, Salonicco, Lorenzo Venuti di Nagyvigrad e la stessa città Progresul. Io quindi alcune cose le dirò in inglese, alcune cose le dirò in italiano come sto facendo adesso e quindi per insomma, anche per coinvolgere di più Lucas nel panel stesso. In effetti la proposta del panel è stata fatta in inglese, adesso sintetizzerò semplicemente in italiano alcuni aspetti fondamentali. E ringrazio nel frattempo Nicola per essere prestato a leggere i nostri materiali, per l'intervento che farà con noi, ed è una persona molto importante per la storia dello sport e del calcio in Italia. E che è un tema che è diventato importante, anche grazie a lui, nei dibattiti e nelle ricerche di storia contemporanea, come testimoniano anche le iniziative della Cisco in questi ultimi anni, anche i cantieri di storia ultimi. Questo impegno ha finito per incoraggiare studiosi e attivarsi facendo nuove ricerche, anche che partendo dal dato sportivo possano analizzare e analizzino la società, utilizzando quindi il calcio come una lente attraverso cui leggerla e quindi anche le frizioni e le fratture nel tessuto urbano, che sono un aspetto che in un certo senso è rimasto meno studiato rispetto ad altri. Quindi in questo panel si tende proprio a affrontare e discutere come la pratica di alcuni club calcistici in alcune città miste, ma anche le squadre e il loro pubblico, abbiano contribuito allo sviluppo del tessuto urbano in cinque città di tre diversi continenti, riflettendo, rafforzando o sminuendo divisioni linguistiche, socio-economiche e territoriali in queste città miste e pluristratificate, che hanno attraversato anche diversi cambi di sovranità e di demografici nel corso del XX secolo. Ci sono varie club sportivi che sono nati in queste città che hanno anche avuto una forte importanza nei processi di identificazione, anche nel rapporto tra culture egemoni, culture subordinate e gruppi subordinati, tra lo spazio urbano e lo spazio rurale. Adesso io partirò subito dalla mia presentazione. So I will start now with my presentation. I hope you can see it. Spero che lo potete vedere. Che appunto come vedete, appunto su lingue, club sportivi, identificazioni nel corso del XX secolo a Fiume, Rijeka. La città, come ho detto in varie altre occasioni, ormai in Italia è abbastanza riconosciuta dopo tanti anni di oblio sulla storia della città, che è stata molto, diciamo, seguita e un po' abbandonata nell'opinione pubblica. Beh, è una città interessante e uno degli aspetti di cui mi occuperò sarà appunto studiare le dinamiche di questa città rispetto a come il calcio abbia influito. I will now say these things in English and already start with my paper, because as you can see in this picture, many territorial divides are marked on the first, on the second, on the third map. The first map is Fiume or Rijeka
in the Habsburg Empire, especially in the last period, as is written here, the time of the Corpus Separatum, which when Fiume belonged to the Hungarian crown directly with the municipal autonomy. On the left there is Istria, which was an area which belonged to the Austrian part of the Austro-Hungarian monarchy, and Sushak on the right side, which was also a city with its own administration, which belonged to the Kingdom of Croatia. The two-headed crown, two-headed eagle on the right side was the symbol of Fiume Rijeka, but of course not of Istria and not of Sushak. The second map shows the Italian and Yugoslav borders, the orange and the green one, after World War I, after the collapse of the Habsburg Empire, and the situation in Rijeka, which was made of military occupation, the D'Annunzio presence in for that lasted a year, actually even more than a year, and the state of Fiume, which lasted for 4 years, but in a shaky way. Under there is the final partition of the older territory between Italy and Yugoslavia. And here already you can see some of the symbols of and badges of the teams which were established in this period. And down you see the situation, how it was after World War II, when the whole area became part of Yugoslavia, then independent Croatia. I will concentrate my paper on 3 points. So first, the territorial, administrative, and political divisions of the area and how they had a role in the shaping of football. How the local stadium reflected political and cultural changes, and how intellectual and political elites, the football clubs, but also the fandom played a role into this story. I will skip the situation of the Habsburg times, the different kind of sports which were present. Football at the beginning was not the most famous one, but it was present and started to be a part of the public opinion, also in the sense that you can see from this, that represented the division, the linguistic division that was present in town. Rijeka was not entirely an Italian town. It was mainly an Italian-speaking town, but there was also Hungarian and German, but mostly Croatian as a minority. On the rest of the area was basically as a majority Croatian speaking. But in Rijeka there were, and in the area there were different newspapers, also in the town of Rijeka. So you see commercials for the footballs were made also in Italian and in Croatian language. The first team was Fiume Atletica Club, Club Atletico Fiumano, which had, you can see, a very diverse participation by the players. One of them was Fiorello La Guardia, future mayor of New York, was a diplomatic attaché in Rijeka, and of Italian origin, but he knew also Croatian. There was the brother of a very famous personality who founded the Croatian newspaper, Jakov Supilo, which was, he was a Croatian nationalist. The others were, you see, of different backgrounds, but Club Atletico Fiumano was the name that was basically used. And other teams were established in all this period with different names. You can see most of them in Italian. This is for the whole area. And some of them reflected also an Italian attitude and national feelings. Giovane Fiume, Giovane Scurigne, Giovane Mlaka, others did not very much. The Croatian one also had, some of them, a more nationalist kind of approach in using the names like Slavia, Opure, or some important figures in Croatian past, Frankopan, Zrinski. The Hungarian, you will also hear. But all this somehow changed, of course, during, you know, In the transition to Italian state, the teams were basically became in the Italian part of the territory, that is Fiume. But also before, when Fiume was somehow in the interregnum of the state of Fiume, became Italian teams, the Croatian teams actually, even until in 1921, could not really
play do much. They could do very, not public soccer football playing, not any events, not any friendly match, because apart from the nuncio occupation with limited Christian speaking community to express itself in public, also the Italian military occupation was long in Istria, but also in around the areas of Fiume, Sušak included. So after that, Sušak became Yugoslavia, and both towns expressed teams which had to cope with the national championships. That's how somehow they nationalized. Now I will say something about the stadium because it's an interesting story and it expresses that territorial division, which I was saying was important not only in state sense but also administrative things. This is the soccer field of Cantrida, which was born out of a quarry by school kids, which were from Sušak, high school kids from the Croatian gymnasium in Sušak, which are running through the town to practice for races, and so they could freely go around, across Istria, Fiume, and Sušak. But they spotted this area, which was actually in Istria, not in Fiume, not in Sušak, and which belonged to the administration of this town in Istria, which was had a Croatian mayor. And they had to ask him, but also the owners of the quarry, which was abandoned, to use it. At the same time, the quarry was an Hungarian company with a German name, with a Serbian director, whose nephew was a high school kid in the Croatian Geneva. So you see, all this conundrum was present in the time and gave life to this stadium of Cantrida, which in the D'Annunzio times, because it became famous, because it hosted some games, the first time the Italian Scudetto appeared in a match. Represented the team of the Legionaries, which faced a local team. And then the stadium went after the Italian annexation, became the Stadio Comunale del Littorio, so somehow expressing the new nationalization in terms of also the structures, which were also important. I will now make some reference to the situation which happened afterwards, when the area was first occupied and then annexed by Yugoslavia. You can see here the stadium of Cantrida becoming a part of the urban area of the West Urban Area of Rijeka, and you can see still the remains of the quarry. What happens is in this period, I mentioned before the some of the symbols which were important from Fiume. First of all, there was the double-headed eagle. I will show it just a second. I hope this doesn't mess too much my presentation. Well, it does a little bit. Here, you see the double-headed eagle is here. And here, it was a symbol of Rijeka. After the Yugoslav took the town, actually, there was not much space for that kind of legacy. This is another important aspect of my research, how the legacy was faced in many ways by the class, by the symbols, and by the fandom. You see that there was not a symbol for Rijeka in those towns. Rijeka was still somehow a new place with a lot of Italians going away. 30,000, pretty much Italian speakers, 30,000 to 40,000, a lot of newcomers of Croatian language or sometimes Serbian language. The only symbol that after 20 years appeared was the amphora, which was under the double-headed eagle, which then became somehow the symbol first of the town and then also of the football club. Now the double-headed eagle is back to town as a symbol of the city, but the team, Rijeka, which represents the city, just still has a symbol. In the meantime, I just also want something interesting happened to the local team. In the last years of, or during the interwar time, the main team in Rijeka was this Fiumana, which was a merge of other former Italian teams.
Olympia and Gloria. And of course, after Viareggio and the situation happened in Italy, they were forced, as other teams, to merge. Well, Fiumana disappears. Italian intellectual was pretty important after World War II in the creation of the new city team, but the new city team could not really express a complicated identity of the city, which was built in the Hungarian and Italian times and independent times as a conundrum of different languages. A Croatian city has to be expressed, but still in 46, the city was not really Croatian. So actually it was welcomed this idea of creating a new team, a new club, which was called Quarnero Kvarner, which was symbolized, you can see here, by this K and, sorry, this K and Q, K for Kvarner, Q for Quarnero. But you see already the mountain and the seaside represent actually what is the new Rijeka. It belongs to the air outside, which was as a majority Croatian. Soon enough, the Q, as you can see, disappears from the symbol of, at least the shared symbol that goes around in Spileta as a badge. And the stars remains as a symbol of Yugoslavia, of socialist Yugoslavia, of course. And in 54, when the new demographic situation is already clear and a new identity is there ready for Rijeka, the team changes name, is changed name from Kvarner to Rijeka, which is here now. And this is this picture is expressing this change. Now, what happens, and I'm going about to end this presentation, what happens to the name Fiume, to the legacy? Well, the name Fiume was used by minority newspapers, minority radio program and school. So there was still there, but was, as you know, used in those circles. It was pretty interesting that even in touristic guides and in the, how the city express itself to the public, in Italian text, the name Rijeka was used. It was really an effort during the 50s, 60s, and 70s, you know, translations of academic texts in Italian used the word Rijeka, not Fiume. Like, you know, it's a kind of funny in a way, if you can think of it, as saying in Italian, London, or instead of Londra. But it was a subversive somehow group, so you know, some subaltern, you can call it somehow, of the soccer fans, who in the 80s had the idea to revive this legacy of Fiume. And, you know, they went to Italy and they bought these new scarves. Instead of Forza Grande Inter, they wrote Forza Grande Fiume. And Forza Fiume became a provocative way to deal with the past in the way that the administration and the historians and other intellectuals could not do it. And so you can see this graffiti and banners and also things like Crepat manem molat, crepare ma non mollare, which expresses, you know, a linguistic legacy with the city, and which, you know, only supporters somehow could do. Now this thing in the very recent year has been taken by the city, which has proclaimed Capital of European Culture in 2020, and also the clubs actually is using this old legacy. You can see the Morcic or the Moretto Fiumano, which is an old traditional symbol which had, you know, appeared during the Austrian times, double-headed eagle, you see, in the second shirt of the team. And now, this August, this new shirt appeared, which actually wants to make a mix of the legacies, is the third shirt, of course, the third dress, which has, you know, the colors, which you don't see it now, unfortunately, of Olympia and Gloria, but Olympia is black and white, Fiumana is here in the center, and Fiume is also there, which actually the supporters didn't like. So somehow, similar messages, when they are brought by supporters and subaltern somehow groups to the establishment, how, you know, the clubs or the authority brings on some things, you know, can be used. Then in some other situation, the similar messages are actually touching with the very, you know, okay, dealing with a very touchy thing, which is the shirt. These are old second and third, because the first dress, I didn't put it, is of course white with stripes in blue.
it's, you know, but this became a complicated issue. But it's also express, you know, a complicated history and a complicated ways and difficult ways to deal with the past in such a place which went through different stages of history. I am done. I will stop sharing, stop share. And I think now we can go to the second speaker. The second speaker is Pierangelo Castagneto. He teaches in the American University in Sofia, and he has a paper, Xenesis, the Ligurian Origins of Football in Buenos Aires and the Divisions in the Urban Fabric, the origini ligure del calcio a Buenos Aires e la divisione del tessuto urbano. Non hai l'audio? L'audio? L'audio, per Angelo devi accendere l'audio. Ok. There we go. That's okay. So, sorry, I mean, I have to beg your pardon for two reasons, first of all. First of all, I won't be able to follow the discussion because this presentation is sorry, is technically trapped between two classes of mine. We are here in full swing. Semester just started here at my university. We have, thanks God, on presence classes. So I have to run away immediately after I finished my paper. Second thing, I prefer, if you don't mind, to use my former native language, Italian. I wrote this paper in Italian, and I wasn't able, for a contingency, I wasn't able to translate it into English. And I don't want to destroy too much the construction of this paper. I'm very sorry about that, but I guess this is the best solution. So said that, let me start with no other hesitation here. come ha notato Donna Gabbaccia, tra il 1870 e il 1940, tre generazioni di italiani poveri videro la loro vita trasformarsi grazie alle ripetute esperienze migratorie, vita all'estero e in patria. Per milioni di italiani in questo periodo storico l'idea di una dimensione di vita transnazionale divenne una consuetudine che da un lato avrebbe radicalmente modificato le strutture familiari degli emigranti, generando un'economia che trascendeva i confini della nazione di appartenenza. Dall'altro lato avrebbe dato origine nei luoghi di arrivo alla creazione delle cosiddette altre Italie e al conseguente processo di nazionalizzazione degli italiani all'estero. E, come spesso accade, alla perpetuazione del regionalismo attraverso la conservazione di pratiche e consuetudini, come il dialetto, il cibo, i culti religiosi e le tradizioni musicali. In questo contesto, l'Argentina fu certamente una destinazione verso la quale moltissimi migranti italiani guardavano con grande favore, tanto che, come ebbe a dire nel 1864 il geografo Cristoforo Neri, l'area platense della Plata poteva considerarsi una sorta di Australia italiana. In termini quantitativi, tra il 1876 e il 1925, circa 300.000 liguri lasciarono la regione. Un terzo di loro, circa 100.000, si stabilirono in Argentina. Una larga maggioranza di loro. Uno storico argentino che si chiama Mario Nascimbeni ha propriamente notato che fin dalle sue, sto citando, fin dalle sue remote e oscure
origini, la popolazione italiana in Argentina fu prevalentemente di origine ligure, concentrata essenzialmente nella città di Buenos Aires e nelle campagne circostanti. Secondo un altro storico contemporaneo, Niccolò Cuneo, la maggior parte degli italiani nella Plata fin verso il decennio del 1860 era di origine ligure. Le ragioni di questa scelta sono abbastanza comuni e spesso ricordate. Principalmente nel caso ligure fu l'insofferenza verso l'annessione al regno di Vittorio Emanuele I. Come potete vedere da questa, scusate, da questa slide che avete davanti a voi, il processo di emigrazione europea e italiana, in particolare in Argentina, fu particolarmente rilevante. Tra la fine del secolo XIX e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la popolazione argentina raddoppiò, passando da 4 a 8 milioni. E un simile incremento si registrò nella capitale, a Buenos Aires, che da 600.000 abitanti passò ad oltre 1 milione, sempre all'inizio del secolo. In questo quadro generale, tenendo presente la scelta decisa che molti liguri fecero recandosi nell'area della Plata, in questo quadro generale va menzionato la presenza, la partecipazione a questo fenomeno dell'emigrazione proveniente dal Regno Unito. Non che sia stata particolarmente rilevante, 60.000, se guardate i dati qui non è sicuramente significativa, ma non di meno gli inglesi con la loro presenza contribuirono in maniera decisiva allo sviluppo economico e sociale del paese. Non è difficile infatti immaginare in quale settore la tecnologia e i capitali inglesi hanno determinato questo processo, ed è ovviamente il settore delle ferrovie. Ma come era accaduto in molte parti del mondo, anche in Argentina la presenza degli inglesi significò la diffusione di alcune loro peculiari consuetudini e pratiche sociali. Lo scrittore Edoardo Galeano ha rappresentato bene questa situazione, dicendo che il calcio rappresentò uno dei tanti simboli dell'espansione imperiale britannica nella regione platense, come i tessuti di Manchester, le ferrovie, i prestiti bancari e la dottrina del libero commercio. Furono infatti quindi i marinai di Sua Maestà, insieme ai diplomatici e ai funzionari delle imprese delle ferrovie e del gas, a formare le prime squadre di calcio locali. Abbiamo anche un possibile inizio di questa attività, e si deve andare indietro al 1867, quando sulle pagine di un giornale di Buenos Aires, lo Standard, era apparso un breve trafiletto che invitava tutti coloro che fossero interessati a stabilire regole e tempi di partite di calcio a convenire in una determinata via della città. Apparentemente, nel 1867 venne organizzata la prima, si può dire, partita di calcio, che non fu tale anche perché si presentavano solo 16 calciatori. Ma al di là adesso di queste vaghe informazioni riguardo agli esordi inglesi del calcio in Argentina, vediamo di capire quale fu il contributo ligure e soprattutto dove i liguri si stabilirono e dove svilupparono la loro passione per il calcio. Mi vorrei citare qui un breve passaggio di un giornalista, Luigi Barzini, che nel 1901 fu inviato dal Corriere della Sera in Argentina. Questo è il suo resoconto, la sua descrizione del quartiere della Boca,
tradizionalmente il quartiere della città, ecco qui avete, dove i Liguri si insediavano. Questo è Barzini. La bocca del Riachuelo è genovese. Qui l'aspro dialetto ligure è la lingua comune. I genovesi sono pressoché i soli italiani che vivono riuniti a Buenos Aires, che abbiano formato una comunità separata e che si impongano talvolta anche alle autorità, ora per reclamare il diritto di un corpo speciale di pompieri, ora per altre attività associative. Sono marinai, piloti, battellieri, qualche armatore, alcuni passati al commercio e poi diventati grossisti. Sono osti e mestieranti. Solo gli arricchiti lasciano la bocca. Avete qui una mappa che vi spiega quali sono i vari quartieri della città di Buenos Aires e in particolare dove la bocca è collocata. Quindi la bocca era situata nell'area, come vedete, sud-orientale della città, immediatamente adiacente al grande barrio portuale di Porto Madeiro. Questo quartiere prende il nome dall'imboccatura della confluenza del rio Riachuelo, menzionato da Barzini, e dal rio della Plata. In un'area, quest'area è un'area coloniale dove erano in passato stati allocati gli schiavi. In quest'area si sono insediati molti dei Liguri giunti in Argentina. Sebbene il barrio della Bocca fa parte del Distretto Federal, esso era piuttosto isolato e lontano dal centro della capitale. Solo negli anni 70 dell'Ottocento fu più facile, agevole raggiungerlo grazie alla costruzione di una linea ferroviaria. Le condizioni di vita per i Zeneises, come vennero presto chiamati, in questo che per un tempo rimase questo barrio, una delle aree più degradate della città, le condizioni di vita furono piuttosto problematiche. La bocca è stata soggetta a frequenti inondazioni, una zona paludosa, è soggetta a epidemie del colera nell'869, della febbre gialla del 71. Cioè, sì? In effetti c'è un 3 minuti circa. allora devo correre, sì, rapidamente. Sì. Dunque, datemi. Ok. Passo brevissimamente a raccontarvi in poche battute le due nascite, diciamo. Qui avete una foto che vi mostra i padri fondatori del Boca Juniors. Non ci sono tutte le storie, gli inizi nello sport sono sempre avvolte da una sorta di leggenda, si muovono in una terra di nessuno, e le origini del Boca Juniors, la fondazione del Boca Juniors e dell'altra squadra, del River Plate, anche esse sono avvolte in questa sorta area di mistero. Noi abbiamo qui una foto che testimonia, che rappresenta i padri, i fondatori del Boca Junior, aprile 1905. I loro nomi sono fra di loro molti genovesi. Il fondatore, il primo a sinistra, si chiama Stefano Baglietto, il primo presidente del Boca. Poi abbiamo altri due genovesi, Scarpatti, Sana e Valega, e infine i due fratelli Farenga, nati a Genova di origini liguri in ogni caso. La stessa cosa, qui avete la stessa foto che vi mostra invece i fondatori del gruppo che ha fondato il River Plate. Anche in questo caso le origini sono piuttosto controverse. La data è anche qui piuttosto dibattuta. Il 1905, scusate, il 1901, quindi qualche anno prima, sembra essere la data prevalente. E anche in questo caso, nel gruppo iniziale che diede origine alla squadra, abbiamo una serie di genovesi, cognomi
tipici della nostra regione, Messina, Salvarezza e Zanni. Riguardo, credo che quindi non mi resta molto da dire, la cosa che vorrei dirvi più importante è come le due squadre a livello urbano si siano poi separate. Chi è appassionato di calcio forse riconosce questo stadio, che è lo stadio del Boca Juniors, la Bombonera, mentre invece questo è lo stadio del River Plate, lo stadio Antonio Vespuccio Liberti, El Monumental. Che cosa succede? Dopo che le due squadre per un certo periodo di tempo hanno coabitato in due stadi diversi e hanno mosso i loro primi passi nel calcio argentino, nella Boca, il River Plate e il suo presidente di origini liguri, Antonio Vespuccio Liberti, decise nel 1930 di spostare la sede del campo di gioco del River Plate in un quartiere molto più esattamente nel quartiere che qui vedete, Belgrano. In questo modo separò dal suo luogo d'origine il River Plate, che da quel momento più non fu più una squadra della Boca, ma diventò una squadra della città. Cosa devo dire ancora? Credo che mi rimanga pochissimo. Sì. C'è da dire che, malgrado il fatto che una delle due squadre abbia lasciato il quartiere della Boca, ovviamente la rivalità tra i Xeneises, come sono ancora chiamati i giocatori della Boca, del River, e dei Millonarios, i giocatori, la squadra del River Plate, si è perpetuata, è diventata in un certo senso l'essenza stessa del calcio argentino. Ma non si tratta solo di calcio. A Buenos Aires dice che ci sono due modi di vita. Uno, quello del Boca, e l'altro quello del River. Infatti, se nell'immaginario dei tifosi argentini i Xeneises hanno incarnato e ancora incarnano lo spirito popolare porteño della città, legato alla sua fase storica delle immigrazioni, i Millonarios che si sono invece trasferiti a nord, nel ricco quartiere di Belgrado, ormai appartengono a un'altra dimensione, a un'altra classe sociale, che si identifica invece con i quartieri più sofisticati. E qui, dove la componente antica, originaria, componente etnica, si è in un certo senso perduta. Vi lascio con due immagini che testimoniano quanto il Boca, a differenza del River, sia ancora legato alle sue origini genovesi. Se voi andate al museo del Boca Junior, voi potete entrare in quella che si chiama Bitega Xeneise, in dialetto genovese bottega si dice Bitega Xeneise, e also anche avete qui come il sito del museo del Boca è scritto in genovese, e le maglie da gioco in spagnolo camisete in genovese sono rimaste Marioli. E infine avete qui la maglia del Boca, che ancora fino a poco tempo fa sul retro, con un certo orgoglio, portava la scritta Xeneises. Credo che io mi devo fermare qui. Adesso velocemente do subito la parola a Valentina Fedele, che parla di football, political transition and transformation in Algiers, in effetti penso di parlare in italiano, calcio, transizione politica e mutamento ad Algeri. Valentina. Okay, thank you everybody. I'm going to give my speech in Italian, since apparently Lucas is going to listen to me anyway in English, so I'm going to do it today in Italian. E così vedo anche di stare un po' meglio nei tempi, no? Oggi quello che volevo condividere con voi sono una serie di riflessioni di un lavoro di ricerca in corso sul ruolo del calcio nella storia dell'Algeria indipendente, e che considera appunto il calcio una cartina di tornasole di quelli che sono i mutamenti
sociali, politici e culturali del paese nell'epoca contemporanea. Faccio due piccole premesse. La prima premessa è che io di formazione non sono una storica, sono una sociologa, quindi mi occupo del calcio in termini di processo culturale. La seconda cosa è che la ricerca sull'Algeria indipendente e sui club calcistici di Algeri, nel caso specifico, risente di un problema un po' più ampio di ricostruzione, di ricerca di tutta la storia dell'Algeria indipendente, che è l'inaccessibilità, comunque la parziale inaccessibilità degli archivi storici nazionali in Algeria, che è una questione che è stata sollevata anche di recente da una serie di storici algerini, per cui gran parte degli studi che sono stati fatti, comunque quantitativamente limitati, sono basati sugli archivi di oltremare presenti in Francia e quindi sono inevitabilmente parziali. Vi dicevo, la storia del calcio in Algeria in generale, nella città di Algeri in particolare, è strettamente legata alla storia dell'indipendenza fin dalla sua origine. E questo rapporto osmotico tra società e calcio, club calcistici, inteso calcio in generale, stadi fisicamente, club calcistici e anche tipo organizzato, è qualcosa che sopravvive anche ai cambiamenti del calcio contemporaneo in Algeria. Il calcio algerino, come tutto il calcio, è attraversato da tutti i processi che conosciamo, internazionalizzazione, globalizzazione, finanziarizzazione, eccetera. L'autenticità di questa relazione sopravvive anche a questo. E questo perché? Perché è l'origine stessa del calcio in Algeria, dei club calcistici in Algeria, che si lega alla lotta per l'indipendenza. Il calcio è stato introdotto alle potenze coloniali francesi, ma era vietato ai nazionali algerini, è stato vietato ai nazionali algerini fino agli anni 50. Quando poi l'aumento delle competizioni, degli interessi economici, sia quantitativo che a livello qualitativo, degli interessi economici intorno al calcio a livello globale, aveva sostenuto da una sorta di retorica di riconciliazione nazionale, no? Di progetto comune tra Francia e Algeria, aveva poi sostenuto il reclutamento anche dei giocatori locali. I due club che diciamo qui sono un po' al centro delle nostre riflessioni, sia il Mouloudia Club di Alger che l'Union Sportive Musulmane d'Alger, sono due club che nascono durante il periodo del colonialismo. Il primo, il Mouloudia, nasce nel 1921 ed è il primo club di calcio fondato in Algeria, non la prima Unione Sportiva, ma il primo club, che anche qui c'è stata una grande discussione storica, e nasce appunto nel 1921, il secondo nasce nel 1937. In entrambi i casi si tratta in effetti della riappropriazione, se vogliamo, di uno dei dispositivi di discriminazione e di una sua rielaborazione autentica rispetto al popolo algerino. Entrambi i club oggi giocano nella Ligue 1, no? nella serie maggiore francese. Ed entrambi portano all'interno del loro nome, parlando di nomi come faceva prima D'Alessio, il loro riferimento a quella che durante soprattutto il colonialismo e poi quella che sarebbe stata la lotta per la liberazione rappresentava l'identità più autentica, ovvero quella religiosa. Il Mouloudia Club si chiama così perché è stato fondato il giorno in cui ricadeva il Moulud, il compleanno, la nascita del profeta Muhammad. L'Unione Sportiva Musulmana porta il suo nome appunto al centro, il riferimento diretto a quella che all'epoca era considerata l'identità appunto non toccabile dai poteri coloniali. Il Mouloudia, dicevo, è stato il primo club calcistico fondato da statuto da algerini musulmani, per algerini musulmani e tra algerini musulmani. Ed è stato fondato da un gruppo di giovani dei due quartieri della Casbah e di Bab el-Aoued, che sono due quartieri iperpopolati che erano soltanto musulmani e che nel tempo sarebbero diventati il simbolo della lotta contro prima il potere coloniale e poi successivamente contro gli abusi del governo algerino. E molte rivolte successive nascono a Bab el-Aoued, in particolare i moti degli anni 80 che riusciamo a parlarne.
mi piacerebbe sottolineare. E anche i colori sociali utilizzati, per esempio, da Mouloudia, che sono verde, verde che è il colore tipico dell'Islam, ma nello stesso tempo anche rappresentava la speranza del popolo algerino. E il bianco e poi il rosso, che indicava l'amore per la patria, sempre da statuto, si riferiscono all'identità del popolo algerino e alla sua appunto ricerca di libertà. L'Unione Sportiva Musulmana è stata fondata da alcuni commercianti che facevano parte attiva del nascente movimento nazionalista nel 1937 ed erano anche legati al movimento di riforma islamica, l'Islam. Tanto è vero che era guidato dallo Sheikh Tayeb Lokbi e che è poi il padre di Jamal Lokbi, che sarebbe stato il primo più importante diciamo portiere della squadra, la squadra stessa. E questo diciamo, se vogliamo, incrocio tra nazionalismo, identità religiosa e calcio si vede anche dal fatto che lo Sheikh era stato proprio consultato per mettere una fatwa sulla legittimità del gioco del calcio, la legittimità religiosa del calcio. Perché? Perché i club calcistici erano considerati poi un modo per mobilitare la gioventù algerina e anche per militarizzarla. Questi sono elementi che troviamo trasformati ancora oggi. E l'importanza del cioè tra i due club c'è una grossa rivalità, sono i club della città e quindi c'è una forte rivalità. Questa rivalità però non è soltanto calcistica, ma affonda le sue radici anche in una, hanno anche una matrice storica, diciamo, per la differente reazione che i due club ebbero alla chiamata del Fronte di Liberazione Nazionale nel 1956, che aveva impedito che voleva impedire a tutti i club calcistici musulmani di giocare in competizione, nelle competizioni in cui erano coinvolti club algerini europei. E il Mouloudia si rifiutò di non partecipare alla competizione e questo provocò una serie di scontri volti poi ad interrompere, fatti anche dai tifosi dell'USMA, dell'Unione Sportiva Musulmana, volti ad interrompere la squadra, come dire, le partite, tanto è vero che alla fine dovette poi smettere, secondo me, smettere a giocare. La presa di posizione del Fronte di Liberazione Nazionale rispetto al calcio deve molto appunto alla popolarità di resistenza, alla trasformazione che nel tempo questi club e il tifo organizzato e il calcio giocato di appunto di tutto questo comparto sportivo in un luogo di resistenza particolarmente popolare, tant'è vero che il fronte nel 1958 richiamò tutti i nazionali algerini impegnati in Francia per andare a giocare nella squadra del fronte. 29 risposero a questo appello, 29 giocatori, alcuni dei quali alla fine, dopo l'indipendenza, ritornarono in Francia a giocare. E anche la ricerca su queste biografie no, transnazionali è molto interessante, perché alcuni dei topos no, poi utilizzati per descrivere questi giocatori come traditori li ritroviamo oggi quando, per esempio, nei recenti scontri che ci sono stati durante il campionato dell'ultimo mondiale, proprio della nazionale algerina, ci sono stati gli scontri a Marsiglia dove una persona ha perso anche la vita e il topos no, di interiorizzazione è lo stesso utilizzato. A proposito di quei giocatori qui e a proposito degli algerini in Francia in generale. Quindi è molto interessante vedere anche come no, ci sono queste... vi dicevo, il fronte li richiama e fonda una squadra, il fronte all'epoca era in esilio a Tunisi, fonda una squadra che comincia a giocare una serie di competizioni con le squadre di paesi nazionali, di paesi che erano stati individuati come possibili alleati di un'Algeria indipendente, tipo il Nord Vietnam, l'Unione Sovietica. Ma questo valore non è soltanto simbolico appunto del calcio, anche perché gli stadi per esempio furono centrali durante la battaglia di Algeri e molti furono bombardati, in particolare il 10 febbraio 1957 ad Algeri. E dopo la proclamazione dello stato dell'indipendenza ufficialmente il 5 luglio del 1962, vado molto velocemente, il fronte ha cercato di mantenere il controllo sul quantomeno della narrazione del calcio
all'interno di quella che è la sfera retorica di legittimazione più in generale, no? E, promuovendo quello che poi Billing chiama banal nationalism. Ed è interessante vedere, perché questa è poi una strategia più generale del fronte, come da un lato c'è la capitalizzazione di quelli che sono i discorsi più popolari all'interno di quello che è il romanzo nazionale, che è una cosa molto forte e che trasforma il calcio poi in un luogo di memoria della nazione stessa, ma dall'altro lato l'atteggiamento nei confronti dei singoli club calcistici è completamente diverso, e soprattutto di quei club calcistici, sia degli algerini e della città di Algeri, sia quelli delle aree rurali, per esempio della Cabilia, che diventarono il luogo dell'espressione del dissenso di tutte quelle parti della società che in qualche modo erano escluse dalla narrazione, no, omogeneizzante del fronte, questo nel caso specifico della Cabilia, e anche di quella parte della società che cominciava, soprattutto i più giovani delle aree urbane, cominciava a protestare contro le mancanze, l'erosione del welfare state, le mancanze in generale di quella che era poi quella che sarebbe diventata una gerontocrazia fondamentalmente al potere fin dall'indipendenza. E, la cosa che mi piace sottolineare venendo ai nostri giorni e nella necessità di concludere è che le tifoserie poi nel tempo, soprattutto dopo gli anni Ottanta, quando cominciano a esplodere una serie di rivolte più forti giovanili, da un lato le caratteristiche demografiche di coloro i quali compongono le tifoserie organizzate sono le stesse caratteristiche demografiche delle persone che partecipano attivamente alle rivolte negli anni Ottanta, questo in particolare nell'ottobre del 1988. L'altra cosa molto interessante è che man mano le tifoserie si specializzano, soprattutto quelle in particolare quelle dell'Unione Sportiva Musulmana, con una tifoseria che si chiama Led Al-Bajja, figli della Radiosa e la Radiosa Algeri, specializzano la narrazione delle mobilitazioni e delle proteste. Questo succede fino ai giorni nostri, fino al movimento Hirak, il movimento di rivolta attualmente in qualche modo in corso ancora in Algeria, e molti slogan che oggi si trovano nelle piazze sono nati negli stadi e viceversa. Nelle piazze, per esempio, si trova lo slogan "Non c'è perdono", che è un tipico che è nato, se vogliamo, all'interno dello stadio della squadra della Gioventù Kabila, riferendosi alla primavera Kabila del 1980, e che era indirizzato direttamente all'allora presidente dentro lo stadio. Allo stesso modo, i canti delle tifoserie e l'organizzazione delle tifoserie all'interno degli stadi si trasferisce nella piazza. Quindi gli Led Al-Bajja sono coloro i quali hanno scritto anche oggi quello che è l'inno dell'attuale movimento, che è la Casa del Moradia, nasce all'interno dello stadio. Non vado molto oltre perché ci sarebbero tante cose, ma spero di aver quantomeno illuminato alcuni tratti di questa relazione. Grazie. Grazie molto Valentina, grazie anche a Lorenzo. E là come co-coordinatore. Allora adesso diamo, now we give the word to Lucas Tsitsios, Football, New Cleavages and Violence in Post-Ottoman Thessaloniki, 1912-1936. Lucas. Yeah. Thank you very much for the invitation and for organizing the panel. I want to see in this paper the link between sports and urban modernization and in a more general dynamic more general dynamic of Hellenization of Thessaloniki after the conquest of 1912 by the Greek army. So I'll try to see the political cleavages, the sports cleavages, and the urban cleavages in this context, and trying to analyze by this way the demographic and the social transformations
of the city after 1912, and especially after the exchange of populations of 1923. And by this way, understand the formation of new identities in post-imperial context. So, so here you can see Thessaloniki before the Great Fire of 1917 that changed totally the shape and the structure of the city. And this Great Fire of 1917 destroyed mostly the Jewish neighborhood of the city center inside the old Ottoman walls, let's say. And it was a good occasion, let's say, for the liberal governments of that time, of the Venizelists, in order to modernize the urban structure and nationalize by this way the urban structure of the city. And Venizelos gave the work to the French architect Ernest Ebrard to rebuild the city in a more, let's say, as they wanted to say, a rational way, in order to put in march their plan of modernization bourgeoise of this old Ottoman city that still had a major Jewish minority that was in 1912 still the greatest community of the city. So here you can see, let's say, this plan of rationalizing the city center, and you can feel the extension of the city towards east, where first the bourgeoisie of the city, and especially the Greek bourgeoisie that was mostly living in the eastern part of the city that was not so much destroyed by the Great Fire of 1917, that was pushing towards east and establishing, let's say, their home there. And the first teams, football teams of Thessaloniki, Heracles, for instance, that was the Greek, the club of the Greek Orthodox community, was created in this eastern part of the city. And then Heracles, that was the more national team of Thessaloniki after 1914, was also founded in the eastern part, but outside of the old Ottoman walls, in the Greek high school of the bourgeoisie, in the east of the city. So the city was pushing towards east, and the football clubs too, they were pushing too in a sort, and the first stadiums were founded in this area too. The football stadiums and the football clubs were in a sort linked with this modernization, urban modernization dynamics of the plan of the liberal government at that time. You can see here the three main stadiums of the city in the 1930s. Heracles here, PAOK in the middle, and the Aris that was founded around here. Heracles in 1908, Aris in 1914, and PAOK in 1926. And the second aspect is that in this eastern part of the city, the Jewish working class that was that had seen its home district, let's say, destroyed, was relocated in this eastern part. So in the suburb of the eastern part. And after
1922-23, the refugees from Asia Minor were also relocating mostly in the suburbs of this eastern part of the city. So there was an increase of the population around the city center, and especially in the neighborhoods of the eastern part of Thessaloniki. And therefore, the matches at the different stadiums were also massively increasing the number of fans at that time during the interwar period. So there was a real massification of sports, and especially football. So here you can see, for instance, a match of volleyball outside the city wall. And here, of course, the stadium of PAOK, at the end of the 1920s, so outside of the city walls, with a huge number of fans, mostly so from these refugee neighborhoods of the suburbs. For instance, the big neighborhood of Tumba or Kalamaria, that had a huge number of tens of thousands of refugees that were coming by foot to the stadium of PAOK that was here. So it was a long journey, let's say, and sports were a way for them to enter in this city center that was, let's say, a center where they were not welcome, because it was kept still mostly in the eastern part by the old Greek Orthodox aristocracy, let's say, that was linked with Iraklis team. So they were facing, the refugees were facing kind of racism, let's say, from the local Greeks. You can see there was a kind of competition between the two other teams, Aris and PAOK, that were in favor of the refugees in this context of national schism between the liberal Venizelist and the monarchist and anti-refugees, let's say. So Aris and PAOK were two liberal teams, Venizelist, so modernist and let's say kind of strong nationalists. And there was a competition between Aris, that was a more national team of Thessaloniki, and PAOK, that was creating a refugee identity in order to gain, let's say, the adhesion of the refugees in this Pan-Thessalonian team, that they wanted to create this Constantinopolitan elite that created PAOK in order to gain their political favors, let's say. So there was mostly a competition between these three teams, Iraklis, so the monarchist and local team, let's say, Aris, that was national and liberal, and PAOK, that was very in favor of creating a refugee identity that in order to control the masses of refugees for this Greek elite from Istanbul that had arrived in 1922. And you can see that the three teams were linked with the political party, and they had also links with the institutions and especially newspapers. For instance, Aris had a big newspaper, liberal newspaper, Makedonika Nea, and PAOK, the liberal and very nationalist and anti-Semitic Makedonia newspaper, that its president was also director. This link with anti-Semitism in the urban context, we can understand it with the foundation of the stadium of PAOK, especially, and the use
of violence in order to establish this new club of PAOK in the western part, the eastern part, sorry, of the city center, that was at the same time kept by Iraklis, the aristocratic club, let's say, and the Jewish community that was still very established in the city center, of course, although a huge part had burnt, and especially the Jewish cemetery on which PAOK wanted to build its stadium. And this building of the stadium and on the Jewish cemetery was also very totally linked with the politics of the Liberal Party that wanted to fulfill this empty heart of the city, as they were saying. So for them, modernize Thessaloniki was also meant also destroy the old cemeteries, for instance, the Jewish cemetery here in the center, and the Muslim cemetery on which Aris built its stadium. So you can see here a wider plan of Thessaloniki. So you can see that here in the center there was the Jewish the historic Jewish neighborhood, and after the fire they built a new Jewish neighborhoods in the, let's say, the periphery of Thessaloniki, but very close always to the refugee neighborhoods. So there was a competition between these two, let's say, the old Jewish Ottoman community and the new arrival of the refugees, both in very bad social conditions, of course. PAOK, in order to establish itself in the city center, needed, let's say, some links of violence in order to overcome, let's say, the antagonism of the Greek aristocracy of Iraklis, on the monarchist, and the Jewish community that wanted to keep its, of course, its cemetery. PAOK used one form of violence from this district here, Bara, that was the district of prostitution in Thessaloniki, owned by the thugs, the Magyas and the Daides, that were usually coming from Istanbul too, like PAOK owners direction. And they were building a kind of underground networks that was also trying to achieve the goals of the Venizelists that wanted to modernize the city and use this empty center of the cemetery. And there was a real connection between the gangs of for instance, Alkis Petsas, that was owning Bara and the prostitution district, and the building of the stadium. So these thugs were protecting PAOK in order to build the stadium. And another network of violence was the link between PAOK, the Liberals, the Liberal Party, and the far right EEE party, that was an anti-communist and anti-Semitic organization that was usually beating up unionists and Jews in the street, and organized in 1931, the pogrom of working class Jewish neighborhood of Campbell with the help of the refugees, let's say. So PAOK at the city center, I'm finishing. So the stadium of PAOK in the city center became a meeting point for, at the same time, this far-right organization and the underground networks and the refugees from the suburbs. Here you can see, finally, the stadium built on the Jewish cemetery here,
And after that, after World War II, when the cemetery was completely destroyed, the University of Thessaloniki was built on it. Thank you very much. Thank you very much. Yes, I knew about the university. I didn't know about the stadium. Quite interesting. I give word to Lorenzo Venuti. Nagivarad Progressul. From Nagivarad to Progressul, the complicated relationship of Oradea with football. Okay, thank you very much, Vanni. Thank you very much to everybody. I will speak in Italian because I want to leave some minutes for Nicola for the discussion. So I will be really brief, and I think that it's better if I use my native language to do it. And I will send to Lucas, of course, my paper in English that I hope will use to understand my paper. So, allora, molto rapidamente, non voglio rubare minuti a Nicola per la discussione, che credo sarà abbastanza intensa. Da Nagyvárad a Progressul, ovvero il rapporto di Oradea, una città che è in Romania attuale, ma che fino alla Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni 60 almeno, aveva una fortissima maggioranza ungherese, con un contorno cittadino fuori dal comune, invece a maggioranza rumena. Qua invece diciamo la complicata rapporto della città, della squadra con la città. Perché? Perché questi gagliardetti che vedete, infatti, se ci fate caso, sono spesso in ungherese, perché è evidente la squadra è una squadra che è fondata dagli ungheresi, che erano la maggioranza della popolazione. Però durante il periodo interbellico abbiamo CAO, che è il corrispettivo di NAC in rumeno, quindi Clubul Athletic Oradea in rumeno, Nagyvárad Athletikai Club in ungherese, tutte e due. Abbiamo in alto sulla destra NAC Visszatértünk, ovvero siamo tornati col festeggiare il 30 agosto 1940, che cosa? L'arbitrato di Vienna che restituisce la Transilvania del nord all'Ungheria, quindi un rapporto molto interessante politico calcistico. Perché intanto è importante studiare, questa veramente è che gli ungheresi hanno iniziato da poco, relativamente poco, a occuparsi del rapporto fra politica e calcio. Ci sono alcuni lavori di antropologi e sociologi. Sicuramente sul NAC il lavoro di Laszlo Demian è quello principale. Allora, perché occuparsi di una cosa del genere? È perché è ancora un tema estremamente attuale. Quando il 24 settembre 2019 Daniel Jory, che è un giovane giocatore ungherese ma nato a Oradea, vince il premio Puskás, che è il premio dato dalla FIFA per il più bel gol realizzato durante l'anno, entrambe le nazioni rivendicano la vittoria. Cioè, da una parte abbiamo a destra, vedete, Daniel Jory, FIFA Puskás di 2019, e tutto il coronamento che il Nemzeti Sport, che è il giornale ungherese sportivo, la gazzetta dello sport ungherese, fa tra Jory, che è questo ragazzo qua, e Puskás, che è indietro. Quindi coronamento, la legacy fra Puskás e Jory, il primo ungherese che vince il premio Puskás effettivo. Dall'altra parte la gazzetta Sportivilor, quindi la gazzetta dello sport rumena, che dice: un roman a castigat premio Puskás, ovvero un rumeno è stato candidato al premio Puskás. Entrambi insomma litigano per effettivamente di chi sia questo giocatore e di chi sia il premio. Oltretutto ovviamente poi Daniel Jory ha scelto la nazionale ungherese, ha detto che nonostante non ci sia dubbio lui si sente ungherese, e va bene. Qua vedete Viktor Orban, un politico che
nel suo rapporto con il calcio si può parlare tantissimo con la maglietta del Sepsi. Il Sepsi è la squadra della minoranza ungherese in Romania, è la squadra che più rappresenta la Transilvania ungherese, e qua sotto abbiamo una partita particolarmente importante fra Dazs, che rappresenta la minoranza ungherese in Slovacchia, e il Sepsi, che rappresenta la minoranza ungherese in Transilvania, e lo striscione sotto, noi non siamo ungheresi di oltre frontiera, ma infinitamente ungheresi, con un gioco di parole abbastanza carino in ungherese. Questo ancora perché? Perché comunque la mia fonte principale sono attraverso i giornali per realizzare questo brevissimo intervento, e ancora oggi attraverso i giornali si vede bene come viene fatta una determinata politica anche di rivendicazione nazionalistica. Per esempio, questa è un'infografica che viene realizzata il 4 giugno del 2020 in occasione del centenario del Trattato del Trianon, con cui l'Ungheria perse la maggior parte del territorio storico. Vedete che cosa dice: ori perduti sono gli ori vinti da atleti etnicamente ungheresi, e dove sono andati, perché nonostante molti siano andati in Ungheria, lo vedete qua, tanti sono andati in Romania, qualcuno è andato in Cecoslovacchia, altri in Jugoslavia. Insomma, rivendicazione di questi, nonostante siano nati fuori dall'Ungheria storica, sono sempre ungheresi, e che quegli ori in realtà, o argenti o bronzi, erano di loro. Allora, molto rapidamente, è interessante il caso di Oradea, perché Oradea sviluppa calcisticamente sotto l'impero austro-ungarico, quindi ha all'altezza del 1918-1920, quando la città passa alla Romania, un livello calcistico molto superiore rispetto a quello che era il livello romeno, perché in Romania il calcio sviluppa lentamente, dagli inglesi e tedeschi a Bucarest e quant'altro, invece a Oradea, o Nagyvárad in ungherese, sviluppa grazie al rapporto con Budapest. Di conseguenza, nel 1902, un architetto per la prima volta porta il pallone nella città. Il primo team viene stabilito pochi anni dopo, nel 1910 viene fondato il NAC, che è il club ungherese per eccellenza. Dopo la Prima Guerra Mondiale vengono fondati altri club, che sono il Crișana, che è il club romeno invece, e il Maccabi, che rimane alla dimensione sionista e invece è il club appunto sionista ebreo. Quello che io voglio un po' invece smuovere è che, nonostante la storiografia ungherese dica che questa è una squadra ungherese composta da ungheresi per gli ungheresi, le cose sono un po' più complicate, in particolare perché non solo ungheresi partecipano a questo club, e anche rumeni giocano nella squadra. Molto banalmente, il club è una polisportiva e il presidente, János Pelle, ha origini rumene, e nessuno lo caccia fuori per questo. Oltretutto, quando nel 1930 la squadra va a fare una tournée in Marocco, in Francia, e torna imbattuta, un grande evento per il calcio rumeno, è sicuramente uno dei più importanti risultati ottenuti, la squadra viene festeggiata a tutta la città accoglie la squadra di ritorno, banchetto in piazza pubblica e quant'altro. Dov'è il problema? Il problema è che viceversa effettivamente ci sono dei contrasti, non tanto con intracittadini fra il NAC e il Crișana, o tra club appunto etnicamente rivali, ma invece con le autorità centrali di Bucarest, che malvedono la squadra, dicono che è un covo di irredentisti ungheresi e cercano in tutti i modi di ostacolarla. Per esempio, nel 31, quando la squadra torna da un'altra tournée in Francia, anch'essa vittoriosa, viene fuori che Ciceanu, che era l'ambasciatore francese, l'ambasciatore rumeno in Francia, manda una missiva dove denuncia la squadra perché questi cantavano soltanto in ungherese quando erano all'estero. O ancora, durante le partite
con la squadra di Bucarest, viene fuori che il giocatore ha insultato la bandiera romena, oppure che ha offeso l'altro giocatore rivale romeno. La cosa interessante è che paradossalmente alle volte i giocatori che accusano il NAC sono giocatori etnicamente ungheresi, e qualche volta invece, come succede nella comunità immaginata degli sportivi, sono gli stessi romeni a difendere la squadra. Molto rapidamente, scusate se vado così di fretta, ma vorrei parlare poi di quello che succede nel periodo comunista. Nel periodo comunista la squadra, dopo che la storia mondiale e quant'altro, la squadra cambia nome, diventa Libertatea o Szabadság in ungherese, vuol dire la stessa identica cosa, e poi viene con la sistematizzazione, con la ristrutturazione, con l'imposizione del sistema sportivo sovietico, la squadra viene trasformata in un'associazione sportiva del sindacato dei lavori comunali, diventando ICO, Imprenderea Comunale Oradea, o Progressul, perché è posta sotto il sindacato Progressul o Aradas in ungherese. Qua si vede che i giocatori vengano usati come sponsor per le iniziative del governo centrale, quindi partecipano al movimento di massa romeno, GMA, partecipano alla costruzione delle infrastrutture sportive, come vengono fatti in Ungheria o in altre parti. Vengono anche eliminati i giocatori che non sono affini con il regime, vengono mandati via. Però i giocatori che invece rispettano il volere di Bucarest vengono premiati. Nel 1953, ad esempio, Gheorghe Bodo è un giocatore etnicamente ungherese, come denuncia il nome, e viene eletto nel Parlamento romeno e diventa il corrispettivo di Bojic in Ungheria, cioè un giocatore che è allo stesso tempo un giocatore di calcio e un parlamentare nel Parlamento. Dal 55 il club viene sempre più ostacolato dalla società centrale, retrocede, nel 63 viene dissolto. Ma quello che interessava a me, e chiudendo, è la rifondazione del club. Nel 2017 il club è stato rifondato, se vedete con l'acronimo CAO, qua vedete in cima CAO NAC, ma è interessante, le due stelle che vedete negli stemmi, perché rivendicano la vittoria dello scudetto in Ungheria del 43 e la vittoria dello scudetto romeno del 48, dicendo che sono delle poche squadre insieme alla Rapid Vienna che ha vinto due campionati diversi, ma soprattutto, e questo mi interessa in realtà, nonostante tutta questa pubblicità per questo progetto di ricostruzione della squadra storica, in realtà questa è una squadra romena che ha a che fare ben poco con il passato ungaro-romeno della città. Perché? Perché mentre il Sepsi, che è la squadra della minoranza ungherese, ha la comunicazione bilingue, quindi sempre in tutti i post sui social, il resto ungaro-romena, in tutti i commenti sono spesso sia ungheresi che romeni, più ungheresi che romeni in realtà, in questo caso specifico la comunicazione è solo in romeno, i commenti sono solo in romeno e nessun ungherese, non c'è niente in ungherese se non la pagina di storia che appunto ricorda il passato, ma esattamente rispecchia la situazione attuale della città, che dagli anni 60 è sempre stata una città etnicamente romena e attualmente effettivamente gli ungheresi sono soltanto una sparuta minoranza. Grazie mille. Grazie Lorenzo, siamo un po' verso la fine, però insomma adesso chiediamo a Nicola di intervenire subito, e thank you very much Lorenzo. Nicola. Va bene, grazie Vanni, grazie, volevo ringraziare allora gli organizzatori per avermi coinvolto e ringrazio tutti gli intervenuti di oggi, gli interventi erano molto, molto interessanti. I will also try to adapt to the hybrid approach of this panel, speaking like half Italian, half in English. Diciamo, la prima cosa la dico in italiano perché secondo me appunto questo panel è
una bella conferma un po' della legittimazione che ormai ha raggiunto la storia dello sport, nello specifico anche la storia del calcio. Insomma, significa che, come hai già citato tu, Vanni, all'inizio della conferenza, insomma, c'è una crescente attenzione e sempre più storici se ne stanno occupando. Con i seminari in Cisco ci eravamo concentrati soprattutto sull'Italia, invece diciamo, questo panel di oggi dà un bello sguardo transnazionale. E from this point of view, I think the transnational and comparative research on the history of football, and in this sense in the history of the city, so how football impacted the cities, can be very useful if can be done as you did in a comparative way. Tra l'altro, io credo che il tema del vostro panel sia estremamente attuale, ancor più se andiamo a vedere la partita di Champions League di oggi, nel senso che abbiamo lo Sheriff Tiraspol e lo Shakhtar Donetsk, che insomma sono due squadre che giocano nella massima competizione europea di calcio maschile, che in questo momento rappresentano insomma delle città divise e alcune delle tensioni etniche e politiche che sono emerse in alcuni degli interventi di oggi. Insomma, sarà anche banale, sarà una delle citazioni più abusate dagli storici che lavorano sulla questione del calcio e dell'identità, però insomma, come scrive Hobsbawm, le comunità immaginate di milioni ci sembrano più reali in una squadra di 11 persone e questo aspetto qui insomma favorisce ricerche di questo tipo, no? Nel calcio il noi e il loro diventa più evidente, ma poi, come ha evidenziato Lorenzo in particolare, cioè un po' in tutti i vostri interventi, però mi riferisco a lui perché è l'ultimo che ho sentito, appunto ci sono delle situazioni ibride in cui diciamo la politicità comunque, che è pretesa almeno a livello internazionale, ma spesso anche a livello internazionale del calcio, permette poi di anche in club che magari hanno una forte identità e una politica anche di esclusione molto forte, però permettono delle eccezioni, e anche perché poi, per esempio, diciamo, per un calciatore molto forte può essere più facile, no? Essere incluso, essere l'eccezione all'interno, diciamo, di quella che è una regola più generale. E poi, insomma, è stato di fatto anche abbastanza citato, se non direttamente, quantomeno indirettamente, in diversi interventi, in particolare quello di Valentina Fedele, ma un po' in tutti, devo dire, la capacità che ha il calcio di indigenizzarsi, no? Cioè, nel senso che è un portato straniero in quasi tutte le realtà che avete descritto voi, e poi invece diventa il simbolo e identitario della comunità in cui viene giocato, con tutte poi le differenziazioni. Ecco, diciamo che non scopriamo oggi che il calcio emerge e si sviluppa nel mondo come un fenomeno urbano, borghese e maschile, però secondo me è una cosa che è emersa e forse può essere ancora più studiata, visto che insomma sono ricerche che anche in giro per il mondo si stanno facendo. Possiamo ribadire con forza, no, che il calcio è un modo di studiare il calcio, usare la lente del calcio, come avete detto voi in quasi tutti gli interventi, è un modo per comprendere meglio la storia di una città e le dinamiche sociali che emergono al suo interno, le dinamiche politiche, quelle etniche, quelle religiose, quelle di genere, insomma, di come in questo senso emerge. Insomma, io penso che uno dei precursori in questo senso sia stato Poldiscì, con un lavoro che non è nemmeno pubblicato, ovvero la sua tesi di dottorato sulla storia del calcio a Torino, che però insomma molto spesso si riflette anche molto nella più recente pubblicazione del 1 agosto sulla storia della Juventus, che prende questo aspetto, molti di questi aspetti. Così come ami che getto nel lago, mi viene in mente, senza che questa debba essere una cosa
provocatoria oppure banale, nel senso che poi si tende sempre a sottolineare, però appunto richiamo un po' a domandarsi dove sono le donne, nel senso che sappiamo benissimo che il calcio è un fenomeno prevalentemente maschile, soprattutto alle origini, che la socialità che avete descritto è una socialità che è prevalentemente maschile, ma se l'obiettivo è quello di raccontare anche un po' la città, andare a vedere se se qual era il ruolo anche se è minoritario, e non necessariamente delle donne che giocano, perché magari potrebbero anche non esserci, ma anche del ruolo che hanno all'interno dello stadio, nell'organizzazione dei club, anche come ruoli secondari, quali segreteria, oppure invece delle, diciamo, dei ruoli più come dire, di diciamo delle nobili donne che magari comunque vanno allo stadio fin dalle origini. L'altro aspetto che, insomma, tendo a una questione che tendo a sottolineare spesso, che secondo me è importante quando si studia una sola disciplina sportiva, è andare oltre il calcio, quando si studia il calcio. For example, in his slide, Lucas Tsipriotis shown an image of a volleyball field, and I think it's very important when we study a single sport discipline to compare how football was relevant compared to other sports. And for example, in the case of Salonika Thessalonica, the club football clubs were also, if I'm not mistaken, basketball clubs or more than one sport. And I think this can be very useful in general, because sometimes, because in Italy football is so important in society, we tend to assume that is as much important in other society. In the case we have underlined, so Algeria, Thessaloniki, Buenos Aires, football is very, very important, probably is already quite immediately one of the main sport, but is always interesting to try to explain and shows in comparison to other sport. Concludo rapidamente perché mi sa che abbiamo già sforato. Sì, ecco, vi interrompo brevissimamente, scusi professor Sberti, mi è stato detto di dirvi che possiamo arrivare fino alle 13:10, poi bisogna concludere, quindi appunto... Perfetto. Niente. Sì, ma magari concludo, ecco, cerco di concludere anche prima, così se magari qualcuno così eventualmente se qualcuno vuole dire qualcosa. Vuole intervenire. Grazie mille intanto per questa importante comunicazione. Diciamo, ecco, il punto in comune che dicevo, che è la cosa, l'aspetto interessante, è che tutti vi siete concentrati appunto su come in qualche modo divisioni che siano appunto nazionali, etniche, religiose, politiche o di classe, emergono all'interno di una città, e come il calcio in questo senso lo raffiguri, e è molto interessante anche appunto la questione di andare ad analizzare i nomi, lo avete fatto in molti, andare ad analizzare l'evoluzione dei simboli, dei colori, anche qui è una cosa che è riemersa, gli spazi, i luoghi, i stadiums, questo è assolutamente importante, e secondo me è un aspetto centrale in questo senso. L'intervento di Valentina Fedele lo ha fatto, e ovviamente poi è questione di tempo, non è però appunto la questione dei tifosi e di come viene percepita, diciamo, non è facile andare, soprattutto quando si guarda dal punto di vista storico, andare ad analizzare la composizione dei tifosi, magari ma anche in termini precedenti, in momenti precedenti al movimento ultras, che magari qualcosa di scritto ha lasciato, anche se molto poco, è molto difficile, però appunto è un campo di analisi che gli storici dello sport dovranno affrontare sempre più spesso, e come ha dimostrato secondo me in maniera molto interessante il caso dell'uso politico di Daniel Ziori, ecco, andare a vedere anche laddove è possibile, anche qui molto complicato recuperare diari di calciatori eccetera, però vedere anche appunto come l'identità
cittadina si gioca attraverso un singolo calciatore, e il caso in questo senso fatto, per me il lavoro di riferimento è il lavoro fatto da Marchesini su Carnera, che è un pugile, quindi tutta un'altra scala, però insomma iniziare ad andare a vedere anche se possibile, perché purtroppo noi insomma lo sappiamo benissimo, dico delle cose banali, ma ci dobbiamo confrontare con una difficoltà di accedere a delle fonti, perché per molto tempo sono state considerate magari irrilevanti e sono state buttate via. Però appunto sono tutte domande che secondo me ci possiamo fare, e quindi concludo banalmente ringraziandovi e dicendo che è molto interessante questo aspetto, che appunto è stato anche affrontato, di andare a vedere da un lato appunto come esista una retorica, un'ideologia istituzionale anche da parte delle squadre non, e poi però andare a vedere come questa si differenziava poi dalla pratica sportiva di tutti i giorni, che come avete evidenziato prestava molte eccezioni. Chiudo, che così magari c'è la possibilità ancora di fare brevissimi interventi. Saluto anche Maurizio Lupo, che vedo collegato. Grazie Nicola. Io intanto ho detto qualcosina a Lucas delle cose che stavi dicendo, e tra l'altro adesso avremo solo 3 o 4 minuti, ma io già annuncio che poi faremo un Zoom separato per salutarci, almeno, visto che ci abbiamo solo 3 minuti e mezzo. I don't know if, non so se Giulia o Maria o altri, qualcuno vuole fare, any one of you want to say something and comment, or, because I think there are many things which are interesting, you know, also, I also believe, to connect all our papers, and I have all questions for all, but I don't know if somebody else wants to maybe to say something. E grazie sicuramente anche a Nicola, anche delle suggestioni. I think what Nicola said is very interesting also to go on with our research and focusing, as you said, on some particular characters, also through pictures. On sometimes the picture can say something on the role of some people going to the stadium and how they behave. Like I have some pictures of women, you know, and so. Sometimes you have to rely on that. That was also said now in Lisbon in the conference. I've said that, which is also very interesting. I don't know. Anybody else? Guarda, se non interviene nessuno, solo una cosa che sì. Mi è venuta in mente sul tuo intervento. E quando hai fatto vedere l'uso dell'italiano dai tifosi, no? Dalle immagini e dal periodo storico, così è un'intuizione, però mi viene in mente che probabilmente anche non solo un effetto ovviamente dell'eredità italiana di Fiume, ma anche in quel momento storico lì il movimento ultras italiano cominciava ad avere un'egemonia o comunque un riconoscimento, un riscontro che andava al di là dell'Italia, e quindi era anche un modo per avvicinarsi a quella cultura lì. Quindi questa è una cosa che mi era venuta in mente vedendo la slide, che magari può essere uno spunto di riflessione. Sì, infatti he was talking about that, you know, that, Lucas, I was also saying in English about this thing that the Rijeka supporters took the scarf in Italy and have had all sorts of influence from the Italian ultras, which were actually going outside and with their, you know, bringing some, they became important also for that situation. This is also an interesting thing, I think, also especially for the Romanian Hungarian ways in which how the supporters are connected somehow directly or indirectly through the way they perceive and give messages pertaining the clubs which are actually belong to different cultures, but in general the culture in itself of football gives the possibility of communication across borders. You know, the influence of Italian popular culture in Yugoslavia was very important in the 80s and 70s, and this is, I think, it's a very good example of it. Sono lunedì 10.
Io, innanzitutto vi ringrazio tutti, vi prego subito di non andare subito via appena finisce la registrazione, però vorrei ringraziare sicuramente, I want to thank all the participants and Nicola, sorry, for his comments. And yes, I think there is things we can do also together in order to go on with our passion somehow, which is he's a soccer and football, but also the history of football. Lucas, you want to say something or anybody else? Thank you for the translation. Okay, no problem. Okay. Giulio, puoi anche Spengo la sì, registrazione. perché spendi la registrazione. Ok, vi ringrazio tutti comunque, è stato un Grazie a te panel per il molto supporto bello, tecnico. ma Grazie, nessun problema ovviamente.